dal 1931, occupando la Manciuria eretta a stato indipendente col nome di Manciukuo, e nel 1933 annettendovi la provincia dello Yehol, a nord di Pechino, il Giappone aveva messo solidamente piede sull'immenso territorio della Cina millenaria. La pace costrinse allora i cinesi ad accettare una zona demilitarizzata, situata fra la Grande Muraglia e il territorio dello Chahar, zona in cui i cinesi si impegnavano a mantenere l'ordine sotto la vigilanza nipponica. Questa situazione doveva fatalmente condurre a conflitti che, di fatto, si accesero per l'incidente del 7 luglio a Lukuchao. Fallito per colpa del governo di Nanchino, un tentativo di accordo ebbe inizio la guerra e le truppe nipponiche, comandate dal generale Katsuki, presero decisamente l'offensiva. Invano truppe cinesi comuniste hanno guarnito i passi attraverso i monti a nord-ovest di Pechino e alla Grande Muraglia interna, minacciando così la destra dei giapponesi. Questi avanzano inesorabilmente. Il disegno strategico giapponese si manifesta subito, polarizzando lo sforzo maggiore verso sud, dove è la massa nemica principale e più pericolosa. La superiorità numerica dei cinesi sui vari fronti non turba i nipponici, sicuri della maggiore potenza qualitativa del loro esercito e dei migliori armamenti di cui dispone. Luglio, i soldati del Mikado erano alle porte di Pechino. La gloriosa e magnifica ex capitale del tramontato impero celeste, costituita da due città murate rettangolari, la città tartara e la città cinese, che a fianco ai templi maestosi e alle costruzioni imperiali delle epoche Ming e Manchu, vanta ben sei università e un'attrezzatura moderna, forse in omaggio al suo antico nome di Peiping, ridatole nel 1928 dalla Repubblica che la spodestò e che significa pace del nord, ha aperto le sue 100 porte ai giapponesi che vi si sono insediati pressoché senza colpo ferire. Mentre le varie colonne nipponiche dilagano nelle province dello Suiyan, dello Shanxi, dello Shantung, dello Nan e dell'Opei. Nella sua residenza, il generalissimo cinese Chiang Kai-shek, capo del movimento nazionalista che negli ultimi anni si è sforzato di unificare e riorganizzare la Cina, coadiuvato dalla moglie, che è una valorosa aviatrice, offre larga ospitalità ai feriti che vengono convogliati dalle prime linee e organizza la resistenza. Truppe fresche vengono inoltrate verso il fiume Giallo, minacciato dall'approssimarsi dei giapponesi lungo quasi tutto il suo corso, da Pao Tao alla foce. La
le artiglierie controaeree cinesi hanno un compito arduo. Le continue incursioni aeree del nemico hanno una parte non indifferente nei successi nipponici, seppure talvolta qualche apparecchio precipita colpito a morte. Corsie degli ospedali gremite di infortunati, l'epilogo dei bombardamenti aerei. Sono sterminati campi coltivati come giardini, nonostante che il raccolto sia maturo, non si aggirano più i contadini dal caratteristico cappello a fungo, ma solo teste ricoperte di acciaio, braccia armate, fra il martellare sordo e continuo delle artiglierie. Incombono sull'immensa Cina, ma frattanto occupando l'Opei, lo Shanxi e il Suiyan, il Giappone crea con lo stato indipendente della Mongolia una barriera che, precludendo ai comunisti la progettata penetrazione in Cina, la salva da ben più gravi e durature sciagure. L'occupazione prosegue, metodica e inesorabile. A Tientsin, espugnata dai giapponesi fin dal primo mese di guerra. Manifestazioni di giubilo della popolazione salutano le notizie delle continue vittorie nipponiche.